Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per una nuova recensione. Oggi vi parlo di questo AR, gioco di carte ideato da Mauro Peroni per 2-4 giocatori della durata variabile di circa 20-60 minuti in base al numero di giocatori. Si tratta questo di un prototipo, il gioco non è ancora uscito, sta venendo presentato dall'autore in diverse fiere e manifestazioni e dovrà essere prodotto tramite il crowdfunding. Ringrazio intanto Mauro appunto per avermi fatto avere in anteprima questo prototipo in cui praticamente in questo titolo noi saremo dei pirati della dubbia moralità che cercheranno di vincere ottenendo più fama, più oggetti preziosi, più dobloni rispetto agli avversari, anche nelle maniere più scorrette e sleali possibili. Per cui direi senza ulteriori indugi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola. All'interno della scatola sono contenute 39 carte equipaggio, dal dorso rosso, 39 carte evento, dal dorso blu, 23 carte esplorazione, dal dorso arancione, 9 carte capitano, dal dorso viola, insieme a 40 dobloni e 6 dadi. Al centro del tavolo, chiamato i sette mari, vengono posizionate le carte esplorazioni dal dorso arancione. Il numero delle carte esplorazione è indicato sul regolamento ed è adeguato al numero di giocatori. Di solito si preferisce, almeno nel regolamento, indicato un numero che è sufficiente a far giocare 5 turni a ciascun giocatore. Si pescano quindi un numero pari di carte pari al numero di giocatori. Ipotizziamo una partita a 4 giocatori. La prima carta viene posta il più lontano possibile dal mazzo e le altre 3 a seguire. Non potranno mai esserci scoperte, qui nei sette mari, più carte del numero di giocatori più 2. In caso se ne aggiunga una in eccesso, la carta più lontana verrà eliminata dal gioco. Tutte le altre trasleranno per far posto alla nuova carta. Ogni giocatore pesca quindi un capitano dal mazzo delle carte viola. I capitani sono di diverso tipo e forniscono un'abilità per il corso della partita. Quindi pesca una carta capitano e la tiene davanti a sé, oltre a 6 carte equipaggio dal mazzo di carte rosso, 3, 4, 5, 6, 4 carte eventi dal mazzo di carte blu, in questo caso 1, 2, 3, 4, e 2 dobloni che terrà nel proprio forziere davanti a sé. Esiste anche un covo segreto che di solito nella formazione base del gioco viene posto dietro le proprie carte, nel quale per ogni giocatore, col quale possono essere redistribuiti un numero a piacere di dobloni a inizio e a fine turno, ricordando che i dobloni nel covo segreto non possono essere derubati. Inizia quindi il gioco vero e proprio e ogni giocatore nel proprio turno attraversa 4 fasi. Nella prima fase di equipaggiamento, il giocatore dispone davanti a sé il proprio equipaggio, che può essere composto da massimo 4 carte equipaggio della propria mano. Le carte equipaggio sono di 3 tipi: carte primo ufficiale, carta oggetto e carte ciurma. Tra le 4 carte disposte davanti a sé, non può mai esserci più di un primo ufficiale e una carta ciurma. Nulla vieta, in altre parole, di equipaggiare ad esempio 4 oggetti. Sul loro lato sinistro le carte hanno dei simboli, con un numero al di sopra in alcuni casi. Questi simboli indicano le 4 caratteristiche del gioco: attacco, navigazione, astuzia e coraggio. I numeri su di essi indicano quanti dadi questa carta permette di tirare durante i test o una sfida tra 2 giocatori. Le carte primo ufficiale e oggetto hanno anche un'abilità che può essere attivata una volta per turno, che è indicata sulla carta. La seconda fase è la fase azione.
Il giocatore dichiara e compie un'azione tra le tre possibili. Solo in questa fase di gioco è possibile giocare eventuali carte evento, quelle col dorso blu, che vanno risolte immediatamente. La prima azione è solcare i sette mari. Il giocatore sceglie una carta esplorazione scoperta e l'affronta. Per affrontare una carta esplorazione, il giocatore deve soddisfare, se richiesto, una determinata condizione, indicata da questo simbolo, e quindi eseguire, se richiesto, un test. Su ogni carta è riportato un simbolo, indicante una caratteristica, attacco, navigazione, astuzia e coraggio, ad esempio questa carta ha il simbolo di attacco, con un numero. Il giocatore deve quindi tirare un numero di dadi pari alla somma dei simboli corrispondenti sulle proprie carte equipaggio e ottenere un numero pari o superiore a quello richiesto dalla carta esplorazione. Questo numero può essere anche influenzato dalle carte poste accanto al centro del tavolo, se riportano un simbolo uguale nella parte bassa della carta. Ad esempio questa carta, per le carte adiacenti, riduce di 1 il valore di attacco necessario per sconfiggerle. Se vinta, ogni carta esplorazione può far vincere dobloni, riportati qui in basso a destra, e fama, indicata in basso a sinistra con un simbolo o dei numeri. Vedete, in questo caso, questa carta vale 5 di fama, questa porta invece un simbolo. Più simboli uguali si ottengono, maggiore sarà il punteggio. Le carte ottenute vanno poste nel proprio forziere coperte o scoperte se fanno parte di una collezione. Possono esserci anche ulteriori ricompense, indicate sempre sulla carta, oppure delle penalità, che consistono praticamente nello scartare un determinato numero di carte. La seconda azione è razziare. Il giocatore non fa altro che prendere due dobloni dalla riserva e porli nel proprio forziere. La terza e ultima azione è sfidare un altro giocatore. Il giocatore dichiara quindi cosa vuole rubarli e può rubarli o carte collezione o dobloni. Il giocatore sfidato può arrendersi perdendo due carte equipaggio e un doblone o accettare la sfida, dichiarando a sua volta cosa prenderà al giocatore avversario in caso di vittoria. A questo punto lo sfidante sceglie una caratteristica ed entrambi tirano un numero di dadi pari al numero indicato sempre sulle carte equipaggio per quella determinata caratteristica. Naturalmente, chi fa il numero di simboli maggiori vince. In caso di parità, nessuno dei due vince o perde nulla. La terza fase è esplorare. Il giocatore pesca una nuova carta dal mazzo di carte esplorazione e la aggiunge ai sette mari, ricordandosi la regola per cui, per come numero di carte scoperte, devono essere presenti un numero pari al numero dei giocatori più due carte. Come ultima fase, la quarta, è la fase finale. Il giocatore pesca due carte evento dal mazzo di carte blu e due carte equipaggio dal mazzo di carte rosso e dovrà scartare un numero di carte sufficiente a tornare ad averne sei nella propria mano. A questo punto passa il turno, che quindi passerà al giocatore successivo. Il gioco termina non appena non è più possibile pescare nuove carte esplorazione e a questo punto si calcola il punteggio finale. Un punto per ogni doblone nel proprio covo segreto, più i punti derivati dalle carte fama, più i punti derivati dalla collezione, che sono un punto per ogni collezione singola di oggetti, 4 per ogni collezione di due carte, 8 per ogni collezione di tre carte, e naturalmente chi ha più punti è il vincitore. Beh, avete visto le meccaniche, avete visto come Ar si presenti fondamentalmente come un gioco di carte dal tema abbastanza divertente e scanzonato. Lo vedrete, il gioco, se avete occasione di provarlo, è un gioco che scorre molto bene, nonostante magari alle prime partite possa sembrare magari che il gioco sia un pochino meccanico, perlomeno questa è stata la mia sensazione nelle primissime partite. Poi successivamente, una volta che si conosce bene il regolamento, si conoscono bene le fasi che bisogna attraversare, il gioco va via liscio e anzi è molto divertente perché vi obbliga il gioco stesso a stare molto attenti a quello che sta succedendo all'interno del tavolo e anche durante il turno degli altri giocatori. Proprio perché, se ci pensate, 5 turni a testa, che è il minimo che garantisce il gioco,
davvero vi garantisco che non sono poi così tanti. Quindi bisogna sempre porre la massima attenzione a ciò che sta facendo un giocatore, ciò che sta per fare un altro, gli eventi che si giocano, proprio perché altrimenti se fate un errore in questa fase di gioco il titolo davvero non perdona. Come sensazione di gioco a me ha ricordato molto Munchkin, il gioco di carte. Se avete giocato a Munchkin sapete che questo tema divertente, questa ironia, diciamo tutto fuorché velata, che c'è nel gioco di Munchkin, ecco, è la stessa identica sensazione che si ha giocando a Darra, che ha sicuramente delle meccaniche diverse, però comunque mantiene molto lo spirito. A me è piaciuto molto e anzi devo dire che personalmente l'atmosfera che crea Arra al tavolo io la gradisco molto. Ha un altro pregio rispetto a Munchkin, che è la durata. Munchkin può avere delle partite che durano anche delle ore. Questo gioco, una volta che tutti sanno giocare, hanno appreso abbastanza rapidamente, se si è in 4 si sta anche sotto l'ora. Quindi ecco, da tenere a mente secondo me il pregio della durata relativamente contenuta. Per quanto riguarda i componenti, essendo questo un prototipo non posso parlarvi rigidamente, diciamo, delle componenti. Vi posso dire però che mi hanno detto che la grafica sarà quella definitiva, e dal mio punto di vista è una cosa che davvero ne vale veramente la pena, perché se vedete i disegni di Mauro sono veramente eccezionali dal mio punto di vista, molto ben curati, e si vede che, come mi ha detto appunto, che ci lavora da almeno un paio d'anni, 2 anni e mezzo anche. Vi garantisco che scorrendo le carte, scorrendo il mazzo di carte, soprattutto delle carte equipaggio, vedrete che i disegni sono tutti davvero molto belli e molto curati. Sempre con un tema cartunesco, ma estremamente gradevoli e molto molto adeguati al tema di questo gioco, che secondo me si attacca molto bene alle meccaniche. Per quanto riguarda la scalabilità, vi posso dire che io l'ho giocato in 2, in 3, in 4 giocatori, ma personalmente, per questa è una questione di gusto personale, l'ho preferito in 3, in 4. In 2 non mi ha detto particolarmente, non mi ha dato delle belle sensazioni. Forse perché l'interazione viene molto ridotta in 2, perlomeno diventa molto un botta e risposta e si può fare un'intera partita praticamente senza quasi parlarsi, mentre invece in 3 e in 4 l'atmosfera che si crea al tavolo è davvero davvero notevole da questo punto di vista. In conclusione io vi posso dire che se avete occasione, una partita ad Arra ve la consiglio. Se non altro per, diciamo, lo spirito che questo gioco porta, che è molto scanzonato, molto divertente e appunto vi permetterà di sedervi al tavolo e di fare una partita in spensieratezza, senza particolari pensieri. Io l'ho davvero gradito, davvero ringrazio ancora Mauro per il prototipo che mi ha inviato, e se avete occasione, visto che appunto Mauro sta girando, vi lascio il link sotto per vedere dove poterlo provare, come poter fare ad ottenerne una copia. Davvero, fateci un pensiero, provatelo. Io personalmente lo consiglierei però a giocatori, non dico navigati, perché non è un gioco assolutamente da giocatori navigati, però attenzione magari a proporre un giocatore che non si è mai approcciato a questo genere di giochi, perché magari alcune meccaniche potrebbero lasciarlo un po' spiazzato. Concludo quindi salutandovi, ringraziandovi come sempre per avermi seguito. Trovate sotto il link alla pagina Facebook, alla pagina di Board Game Geek, quindi se volete seguirci anche lì siamo qui, mettete mi piace al video, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video.